Due anni di nulla, così l'opposizione in consiglio comunale con i consiglieri Masciocco, Vicini, Albano, Palumbo, De Santis e Mancini bolla i primi due anni di amministrazione targata Pierluigi Biondi. Non è stato un governo del cambiamento, hanno detto, anzi noi rileviamo peggioramenti in tutti i settori. Finora abbiamo assistito, dicono, a una partita di risico per assicurarsi scranni più alti in Parlamento e Regione, e anche il sindaco Biondi, per noi, sostengono, se il governo nazionale cadrà, ha aspirazioni per un posto a Roma in un seggio blindato di Fratelli d'Italia. In sostanza questa amministrazione per l'opposizione non concluderà il suo mandato. Fallimento su tutti i fronti per loro, dalla mancata ricostruzione delle scuole al PRG che ancora non c'è, passando per i debiti ingenti del progetto case e per la situazione delle municipalizzate, con nomine dei presidenti, secondo i consiglieri, fatte male. Per le tasse poi un discorso a parte, i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, nonostante il valore degli edifici sia dimezzato. Non si favoriscono cittadini e commercianti del centro locali, ma piuttosto le imprese denunciano. E comunque l'opposizione da oggi si propone come alternativa. Non vogliamo solo criticare, ma fare proposte concrete e dare risposte, visto che in sostanza sostengono non lo fa l'amministrazione comunale. C'è sempre più uno scollamento poi tra il Consiglio e la Giunta. Ma noi in realtà come opposizione siamo sempre stati critici sin dall'inizio sull'amministrazione Biondi. Inizialmente ci veniva risposto che era presto, la solita frase, facciamoli lavorare. Dopo due anni, penso che due anni siano un tempo abbastanza congruo per fare un giudizio, un resoconto dell'amministrazione. Bene, i primi due anni sono stati buttati, persi, perché non si è voluto e pensato di amministrare, ma sono stati utilizzati per una partita a risico giocata tra le varie forze politiche di maggioranza per conquistare scranni più importanti, fortunatamente per loro ottenuti. La cosa che preoccupa è che i prossimi tre che sarebbero a disposizione finalmente per amministrare la città seguiranno la stessa sorte.